In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Giovanni Gentile. Ciao, benvenuto Giovanni, soprattutto ben ritrovato. Miscellania, questo è l'ultimo, l'ultimo libro che scrivi edito Book Sprint Edizioni, anche se in realtà ce ne sono stati già altri due che lo hanno preceduto. Uh, tu hai scritto per tantissimi anni, diciamo forse per una vita intera di economia reale. Questi sono sempre stati i temi che maggiormente hai trattato. E poi però ultimamente hai deciso di mostrare dimostrare come voglio dire, non, non si scrive soltanto di cose tecniche, ma bensì anche di sentimenti. Certo. Chi è in grado di scrivere è in grado di scrivere tutto e del resto voglio dire eh, parliamo di cose tecniche in un aspetto lavorativo, in un ambito diverso, <coughs> ma poi i sentimenti fanno parte di tutti, le emozioni fanno parte di tutti, i ricordi fanno un po' parte di tutti. E così nasce Miscellania che è una raccolta di poesie, racconti e ritratti disegnati a mano anche. Certo. Addirittura ne ho visto uno che ritrae te stesso da giovane ed eh, l'hai disegnato tu stesso a mano. Certo. <ride> l'ho disegnato a mano e l'ho colorato con, no, eh, con, con gli acquarelli, più che con. proprio colorato con gli acquerelli perché... Sì, a, quel, a quei tempi ne facevo parecchi con gli acquarelli, facevo tanti disegni. Cominciato da piccolissimo, in effetti, a scoprire prima di tutto l'amore per la scrittura. Già a nove anni sei stato ispirato per una piccola breve poesia e poi andando avanti in effetti hai continuato gli studi. Poi, insomma, la vita, diciamo, ti ha messo a dura prova perché nel tuo proseguire con gli studi purtroppo hai dovuto interrompere, hai dovuto iniziare a lavorare. Che cos'è accaduto brevemente? Beh, è accaduto brevemente che io uscito dal liceo mi sono iscritto in, in chimica, eh, però finito il biennio mio padre a quel punto lì ha detto non ti posso mantenere. Era Allora, al come avevo un cugino a Roma che faceva mm. il camariere nel eh, ministero della, della Marina, a quel punto lì ho mandato una lettera a lui e lui mi ha detto vieni qua che ti faccio… Ti inserisco io. E mm -hmm. così è stato. E così è stato. È così. Ho cominciato a lavorare la notte nella vendita dei giornali perché c'era un'edicola che stava aperta 24 ore su 24 ore. E poi io dalle 8 di sera alle 6 del mattino lavoravo con tutte le conseguenze. Insomma, possiamo dire che hai cominciato prima a lavorare e poi realmente a studiare per quello che ti sarebbe servito poi ecco, nel futuro. Prima a ti... lavorare, a raccogliere un pochettino di soldi, per ritornando ovviamente a casa, eh, la casa era stata costruita da mio nonno, mio nonno abitava con messina, la nostra famiglia. No. Ecco, e lì con quei pochi soldi che avevo risparmiato sono andato all'università e anziché in quattro anni mi sono laureato in tre anni, tenendo presente che la tesi di laurea già, ma già ero già, già eh, 25-26 anni, perciò ero già abbastanza, la tesi di laurea è stata quella che io ho proposto al professore, non è stato il professore a cui mi sono rivolto, che è stato lui a, dir, a darmi. Mm la tesi, la tesi di laurea l'ho proposta io la tesi di laurea, la mia tesi di laurea era le conseguenze economiche e sociali dell'automazione allora parola che in Italia quasi non esisteva, automation in inglese, dell'automazione e eh, poi dopo di che ho seguito senza volere la strada, strada. dell'automazione dentro le aziende questo è stato il discorso, certo fra un lavoro e l'altro, eh, fra uno albergo e l'altro, perché naturalmente tutti quanti con le mie pubblicazioni sono stato in tutta quanta l'Italia, sono stato a Monte Carlo, sono stato al Cairo, sono stato ad Atene, sono stato in, mm -hmm. in Spagna, sono stato a Marocco anche, mi hanno chiamato eccetera, perché chiaramente chi è che leggeva queste cose che io, Pubblicavo. Avevo Aveva dedotto, insomma dei riscontri visto e delle. Come si lavora, come si fa, ma non sono le mani che producono. È il cervello la base fondamentale di tutto. Esatto, esatto. È chiaro, quando la sera in albergo avevo finito di preparare il lavoro per il domani e se mi veniva voglia che erano che erano ancora le due, non le tre, la Ma sì, ecco, mattina mi, mi era capitato allora era la di vedere una cosa e scrivere una poesia. Ah, le poesie, esatto. Certo. Fra l'uno e l'altro, tutto questo. Cosa qui. Quello che io ho raccolti non sono tutte le poesie, io, perché ho avuto casa in Sicilia, casa a Milano, casa anche qui a Roma, casa. è chiaro come faccio a raccogliere tutto quello che nei pochi andanti anni, anni della mia vita ho fatto. Eh, cui, ma quelli che ho trovato, ecco, questi qui sono venuti in miscellanea, ho usato il termine miscellanea, mescolanza, è un nome un po' fuori dell'ordinario, però no, non è che io mi sento fuori dell'ordinario, io mi sento una persona modesta, uguale a tutti quanti gli altri, eh, però chiaramente... Il mio tempo non l'ho mai spre sprecato in tempo a solo. Esatto, esatto. Da questo è il nato di Anzi, questo è, è addirittura poi, diciamo anche che voglio dire: adesso è nato domicilia, ma abbiamo alle spalle circa 150 lavori. Pubblicazioni <ride> <scritti>. in <ride> 7-8 riviste, di cui due o tre non esistono più. Eh, esatto, è e è il mio lavoro era quello, no? E il mio lavoro, ecco, dal punto di vista professionale, il mio lavoro era scrivere sulle professioni. Perché? Perché il professionista che diventa un aziendalista deve vivere e fare e proporre dentro le aziende. Eh, buona parte dei professionisti hanno lo studio bellissimo, stanno dalle 8 magari a mezzanotte, però stanno in studio. Io tutte le volte che qualcuno chiedeva, la prima cosa che facevo, che faccio ormai poco, vado lì e per, secondo le dimensioni dell'azienda, per una settimana o due settimane non entro in nessuno posto se non dove non si viene. produce e per cui mi metto lì a seguire da dove vengono le materie prime come fa la prima lavorazione cosa fa la seconda quanto spazio c'è fra una macchina e l'altra che cosa sanno fare gli operai eccetera Questo. Sì. E per questo ho fatto in tutte quante le aziende, ora non ne posso dire se sono 50, 80 o 100, comunque in tutto il mondo io sono andato, persino a Rio de Janeiro, mi hanno chiamato tre volte e sono dovuto andare tre volte per tre aziende. Una vita dedicata veramente a questo, però comunque una vita vissuta anche per l'appunto ricca di emozioni, di di momenti, di persone ecco. conosciute, anche tutto questo insieme di cose che poi invece ritroviamo in miscellanea Ecco, allora dico un'altra cosa, tu hai parlato, quello che ho detto, io e primo Carmen l'ho scritto a eh, noi sì. anni alla prima media in inferiore, perché allora il latino si incominciava appena entravi alla prima media, eh. ora il latino non esiste più. No. comunque eh, tieni presente che il ragazzino che ero ha più o meno gli otto, fra gli 8 e i 9 anni. Mm -hmm. Mi hanno chiamato a fare un po' di teatro a noia perché sceglievano. Hanno scelto, erano venute delle persone fuori di, del mio paesino, Sant'Alessio Sicolo. Mm -hmm. Erano venute e volevano fare insomma. Così come avevano fatto in altri posti perché erano, venivano da Giarre, cioè da un paese vicino a Sant'Alessio, e allora hanno cercato un ragazzino che potesse fare il piccolo parigino, Le Petite Parisiennes era il titolo in corso. e hanno scelto me. Per cui io la sera andavo nella come si chiama? Dove, dove abita il prete, no? la, la. Ah, okay. e andavo lì e, okay. e continuavo a uh, fare le prove per il piccolo Vergino perché c'era la madre, soprattutto il rapporto era tra il sì. figlio e la madre perché la storia era che a un certo punto veniva qualcuno a dire che il padre che era un ufficiale dell'esercito napoleonico, era morto in guerra, era morto in combattimento. Ecco, questo era il discorso emotivo. La cosa incredibile, anche per me, è stata che quando siamo andati sul palcoscenico, eh, quando è arrivato il soldato che ha detto che lui era... Uh, le dipendenze, del, ora non è che posso ricordare i nomi, eccetera, io mi sono messa a piangere veramente. Mia madre, che era lì nell'angolo, <ride> ci sono venuti le lacrime all'occhio anche a lei. Uh -huh. Tutti quelli che c'erano nel teatrino, che era un teatro piccolo, credo 100-150 persone, finita la scena, si sono alzati tutti a battere le mani. <ride> Che mi fate di vedere i le lacrime anche. Sì. Ah. Ecco, io sono un tipo estremamente emotivo e questa è la cosa più bella. Perché poi si arriva a una certa età che non c'è cosa più bella oltre che vivere no? il momento, ma poi ricordare perché quando si ha un tale bagaglio eh, no? è anche bello ricordarlo e soprattutto raccontarlo, riuscire a trasmetterlo agli altri. Eh sì, anche però... questo, e soprattutto lo facciamo grazie ai libri, riuscire a trasmettere. Eh, essere un po' come dire un esempio, però raccontare è, qualcosa che. che vita è una vita anche, che oggi non possiamo perdere. Però conoscere è anche una tempi. cosa di cui ne approfittano tantissimo gli altri. Mm. Io ho fatto tanto, ho prodotto tantissimo, ma anche, anche tantissimi ne hanno approfittato tutti, che siano eh. parenti, che siano cugini, che siano estranei, ma gli estranei forse molto di meno che non proprio i parenti. E eh però oggi siamo qui, siamo qui e possiamo raccontare, possiamo raccontare la nostra storia, possiamo dire che abbiamo, abbiamo fatto tanto <ride> e soprattutto lo raccontiamo non soltanto grazie a libri come per l'appunto l'Azienda, che sono libri effettivamente forse un po' tecnici che riguardano per l'appunto le capacità e le competenze tecniche ma anche grazie a vita vera che è un altro eh, libro di racconti brevi sempre in effetti di vita vissuta o comunque Beh, insomma, certo, anche certo. inventata e poi miscellania che invece proponiamo quest'oggi un, una raccolta di poesie racconti e di ritratti disegnati a mano grazie mille Giovanni Gentile per essere stato con noi è stato un piacere una